Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa violenza non è amore. Se ti fa del male fisico, non è amore. È nella giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne che la Polizia di Stato ha deciso di realizzare questo video per sensibilizzare l'opinione pubblica. Anche quest'anno è infatti tornata la campagna Questo non è amore, che la Questura di Arezzo da tempo sta portando avanti e che purtroppo è sempre attuale, quest'anno forse più che mai. La Polizia di Stato, insieme alle altre forze di polizia, ma insieme a tutte le altre istituzioni, stanno cercando di svolgere la loro parte nella lotta contro questa odiosissima forma di violenza. Quello che però sottolineavo è che al di là dell'impegno del legislatore, oggi ci manca ancora un maggiore impegno di comunità, una maggiore consapevolezza da parte della gente comune, degli uomini soprattutto, sull'importanza di questo fenomeno degradante dal punto di vista proprio del rispetto per la persona. Ecco, da questo punto di vista forse il sentiero l'abbiamo intrapreso, ma c'è ancora da camminare. Se nel 2020 infatti sono leggermente diminuite le denunce per atti persecutori rispetto all'anno precedente, sono cresciuti i maltrattamenti contro familiari e conviventi, 66 nel 2019, 76 nel 2020. Proprio per il fatto che la donna rimane in casa e quindi la donna è più esposta alla violenza dell'uomo maltrattante, c'è stato un numero superiore di interventi in famiglia e quindi conseguenziali. Mentre altri reati, come ad esempio lo stalking, gli atti persecutori, sono diminuiti perché, essendoci meno movimento di persone, chiaramente lo stalker ha avuto meno possibilità di perseguitare la sua vittima. Il messaggio della Polizia di Stato alle vittime di violenza, oggi più che mai, è dunque forte e chiaro: non siete sole. Gli operatori comunque sono forniti degli strumenti, di tutti quelli che possono essere gli strumenti più idonei per intervenire in questi casi, quindi abbiamo il protocollo EVA che comunque permette appunto di conoscere una serie di informazioni, di reperire e conoscere una serie di informazioni, di dati su quel nucleo familiare, quindi permette all'operatore di approcciare in maniera diversa a seconda ovviamente delle situazioni che si trova ad affrontare, quindi anche di conoscere se in quel nucleo vi sono stati dei precedenti episodi di violenza e poi abbiamo ovviamente la possibilità di attivare il codice rosso, che è quello di cui oggi tanto si parla, che effettivamente permette di anticipare, cioè di dare uno sprint quindi a quello che è il procedimento penale, quindi di notiziare immediatamente il pubblico ministero dei fatti avvenuti.